Che è successo? Thomas! Thomas, tesoro, stai bene? Di qualcosa! Sì, stiamo giocando! Che è successo? È tua moglie! No, vergognati! No. Mi hai presa in giro! Hai usato tuo figlio per le tue avventure, Tati! Forza, andiamo via! No, ti spiego! Signora, una povera donna in difesa! Le ha fatto male? Sta bene? Sì, ma starò meglio quando avrò ucciso chi so io! Ah, sì? Non guardarmi! Non ti vergogna usare un bambino indifeso per farti grande davanti alle donne? No, non c'entra, Flor! Massimo mi stava aiutando perché ti avevo chiesto di... parliamo a casa! Come tu sei franco? Mi prendi in giro? Prendo in giro. Non credi che io sia franco? Allora te lo dimostro subito, vedrai. Fermo, questo scherzo prende? Non mi piace. Sul serio, dimmi la verità. Sei franco? Sì. E poiché sono un signore, non ti bacerò. Il fatto è che quello stupido di mio fratello è scappato dalla vergogna perché ha paura di vincere. E così pensavi di incantare mio fratello? Ma guarda un po' come lo vengo a sapere. Lasciami, stupido! Non devi guardare, ti farai del male. Vieni. Martin, fermo, dove va? Lasciami, idiota! Martin, per favore, torna, lasciami spiegare, ti prego. Torna a baciare quello stupido, pupa, vai via. È stato lui a baciarmi, devi credermi, ti prego, è andata così, e ti prego. E come faccio a crederti? Se lo stavi baciando proprio davanti a me, chi pensi che io sia? Chi pensi che io questo, sia? Questo, domandalo a te stesso. Perché mi hai portata qui? Mi hai lasciata sola? Ti rendi conto che sei sempre stato sotto quell'ombrellone a leggere un libro, eh? Tu chi pensi che io sia? Una vecchietta? No, Martin, sono giovane e voglio divertirmi. Ah sì? Ti vuoi divertire? Va a baciare quello stupido e lascia in pace Martin, mi hai sentito? Andiamo. Una storia che es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que no se envuelve y la misma canción. Es un sueño que me espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega Floricienta, davvero, grazie, fritto misto, ti sono di Beatrice. Si sdebiti portandosi via il fanciullo, così noi possiamo andare a Cricoragan. E il mio nome è Evaristo. Va bene, scusa. Per favore, andiamo, Thomas. Smettila di fare i capricci. Dai, eh? Va bene così, grazie tante. Andiamo a casa adesso, forza. Thomas, non puoi restare qui con il Massimo irresponsabile. Sì, invece posso, ed è anche un mio diritto. Diritto a casa, ce ne andiamo. No, io resto con lui. Thomas, Flor ha ragione, non puoi venire con me. Io voglio stare con te, no, Massimo. Non si faccia imbambolare da questo moccioso manipolatore, Thomas. Signore. Noi adesso dobbiamo andare. Allora io parto insieme a voi. Non posso vivere senza di te. Ascolta, Thomas, voglio dirti una cosa. No! D'accordo, lasciami la misura con lui, basta! Andiamo a casa, forza, coraggio! Nicholas, perché sei fuggito così? Perché mi vergognavo, perdonami, Rocio. C'era così tanta gente lì che avrei voluto sprofondare, davvero. E adesso dove sei? Adesso? Ho fatto un giro, ho camminato molto, avevo bisogno di un po' d'aria. Anche mio fratello Franco era da quelle parti, l'hai visto? No, non l'ho visto per niente. Ma perché non mi dici dove sei? Vorrei parlarti di una cosa. Per questo non ti voglio lasciare con il conte, perché è una persona maleducata, ha brutte abitudini, non ti accudisce e ti dà il cattivo esempio, Thomas! Floricienta, trovato Celtiposco Thomas? Sì, l'ho trovato. E dov'era? Era... si è nascosto in un baule per andare con Massimo a Cinchon Chagan, non lo so che cosa, e ora ce l'ho con me perché l'ho riportato qui. Ha ragione, quindi non immischiarti nella sua vita. Roberta ha 8 anni, devo prendermi cura di lui, non posso lasciarla andare col primo energumeno che incrocia per strada. Senti, Flor, tu puoi anche parlarne male, però Massimo è fantastico e va d'accordo con noi. Se tu hai dei problemucci risolti con lui, non ci coinvolgere, siamo solo bambini. Thomas! Roberta!
L'hai sentita? Ja, in fondo Piccioncina ha ragione. Ah, oh, in fondo la Piccioncina? Ma che ce l'avete tutti con me? Sono Miss Bersaglio 2009. Che cosa c'è? Se preferiscono il conte, se vogliono andare con lui, io me ne vado e lascio pure la gabbia aperta. Floricienta? Nessuno vuole vederti scappare da cappia. Dottorella, tu devi pensare a mente fredda, non con testa piena di flichiti, ha capito me? Perché tutti vogliono che il signor Conte tornare a stare in questa casa. Lui è essere unico che può mettere freno a quelle streghe malvace. Altrimenti cosa possiamo fare noi poverine da sole contro quelle streghe raccapriccianti? Molto divertente, scusami. Mi sorprende molto quello che ha fatto Thomas per riuscire a parlarti. È un boccioso maleducato, non ha il senso del limite. Non dire così, Evaristo. Ha molto bisogno d'affetto, sì. E si spezza il cuore a vederlo in quello stato. Quello che non riesco a capire è come ha saputo Florenzia che era qui. Non capisco. Ora ciò di cui deve convincersi, Conte, è che non è sua la responsabilità. Lei ha fatto quanto era umanamente possibile. Ora deve salire su quell'aereo e riprendersi la sua vita a Cricoragan. Io credo che Massimo provi quello che provo io. I bambini lo inteneriscono, gli piacciono molto. Forse per tu favore, dovresti... Stia un po' zitto! Da quando lei si intenerisce con i bambini, adesso è diventato un maestro d'asilo nido. Non si mischino affari che non la riguardano, è chiaro? Non urlare, non alzare il tono e non puntarmi il dito, perché... Perché a te... L'unica cosa che interessa è chiaramente quello che più ti conviene, mi hai sentito? Vivo e respiro per il mio signore. Tutto quello certo, che faccio certo. è nel suo interesse. Quindi cerchi di evitare questi suoi commenti maliziosi. Certo, che le i miei stivali a quattro ruote. Quattro sì, ruote? Sì, quattro. Due come? Grandi e due piccole. Quattro. Max! Conte! Ma guardatelo, il re, abbacchiato come se avesse perso guerra e il regno. Infatti, Rosio, è così, Rosio. Giuro che la timidezza mi ha sconfitto. Stavo morendo di vergogna, là sopra, morendo. Lo so, pazzesco. Nicola, spero fidati, non si notava. Quando ti ho visto così coraggioso, così bello, disinibito, finalmente ho capito. Che cosa? Che tu mi piaci veramente, Nicolas. Nicolas, tu mi piaci tanto. Sempre di più. Che bello. Franco, non l'hai visto? Sei sicura che non l'hai visto? Ma certo, adesso viene fuori che il conte Minimo Calderon della Hoya è il protagonista buono della storia. Sarà sicuramente il principe azzurro. E io chi sono? E vediamo. Uno molto cattivo, Dracula. Magari io divento Dracula, ma ti pare possibile? Greta, rispondi, fai finta di non sentire. Mi fai diventare pazza per una volta che litigo con i bambini. Tu che fai? Li difendi a spada tratta? Perché non vai a lavorare con il conte della Hoya delle mie tasche? Greta, noi andiamo a vedere la TV in camera di Thomas. Che nessuno ci disturbi. Ja, andate pure tranquilli, pompini miei. Grazie. Perfetto, allora preparo il latte e ve lo porto in camera. Greta, tu hai sentito, no? Nessuno è nessuno, ja? Ja. Ciao Thomas. Hai capito? Hai capito adesso che voglio dire, Greta? Questa è la cosa che ti volevo dimostrare. Quel tipo sta rovinando i miei bambini con il suo cattivo esempio. In un bar ha usato il piccolo Thomas per conquistare una signora con la figlia seduta al tavolo accanto. Ma ti sembra possibile? Io non mi fermerò fin quando non avrò messo il conte su una nave e rispedito a calci a Cincion Chagan. E spero di non vederlo mai più nella mia vita. Che ci fai qua? Ah, signor Conte, fare molto costa? Piacere sua visita. Volere tazza di caffè o un tè, qualcosa di fresco? Che c'è, Conte Minimo? Hai dimenticato l'album delle conquiste? Non posso partire, Flor. Non può partire, non può partire. Il signore non può partire e torna indietro, devo dirti una cosa. Che cos'è che devi dirmi? Che qui tu non puoi restare, i bambini non ti devono vedere. Perché? Perché no! Lo sai già, non mi farà essere cattiva. Ma tu dai il pessimo esempio. Sei come quelli zii che portano le caramelle. Ti lasciano fare cose pericolose. Poi arrivo io e dico no, prendete la minestrina. È nutriente, piena di vitamine, minerali, perché ferro. Perché non chiudi quella bene. Bocca? Non chiudo la bocca, neanche se me lo chiede il presidente dell'ONU. Figurati se me lo chiedi tu. Ti dico questo, odio i tuoi messaggi contraddittori. Vado, resto, vado, resti, o resti o vai. Vuoi chiudere il tuo becco una buona volta? Ce la fai? Secondo te perché sono entrato di nascosto in cucina? Greta, sto svenendo, è
signore forse si sta scusando. Forza, nasconditi, vai. No. Ehi, non stavate guardando la TV? Sì, ma la registriamo perché vogliamo parlare con te. Perfetto, andiamo in camera vostra. No, mettiti comoda perché noi tre dobbiamo parlare seriamente. Martin, Fatia mi ha raccontato tutto. Come stai? Male, come vuoi che stia. Non mi riprenderò mai dalla ferita inferta alla mia autostima e al mio io interiore, capisci? Ma ascolta un momento, dammi retta, Martin. Ora sei in stato di shock, capisci? Vedrai che prima o poi passerà. Il mondo è pieno di belle ragazze, fidati. Basta, non era una qualunque ragazza. Era la mia ragazza e stavo baciando un altro ragazzo, capito? Ecco. Oh, Paz, che posso fare adesso con tutto quello che provo? Ascoltami, Martin, questo succede a tutti gli uomini, a chi più, a chi meno. Però nessuno è mai morto per questo. Perché non andiamo a fare un giro? Guarda che bello il lago, sì, è bellissimo. Paradiso. È un paradiso. Per il condannato a morte non c'è il paradiso. Questo Paz. Poi? Ragazzi, mi sento molto male, mi scoppia il petto, sto per soffocare, non mi starà venendo un infarto. Basta, smettila, falla finita con questa storia dell'infarto. Ascolta una cosa, quando mai io mi ha lasciato, l'ha presa veramente male. E anche oggi, quando ricevo una sua email, provo qualcosa. Sì, ma voi due siete rimasti in contatto perché lei ti manda delle email. La mia ciccina mi ha lasciato con una telefonata, e dal Brasile. Beh, ma quando stavate insieme andava bene, invece Clara a me non mi filava proprio, mi ignorava totalmente. Salve, ragazzi, è arrivata Valentina. Valentina, come va la vita? Salve! Beh, al solo vedermi sprezzate gioia da tutti i pori, vero? Guardate, non sembro Cleopatra in versione castana? Sapete perché? Ho una nuova piastra per capelli. C'è una presa elettrica qui intorno? No, non c'è una presa. Forza, ragazzi, andiamo, tiratevi su! Ho portato della musica e delle girls, le mie amiche vi faranno impazzire. Venite, ragazze! Ecco, questi sono i nostri cavalieri. No, bambini, quante cose dolci mi avete detto. Beh, ho capito che volete bene al conte, però perché non rimandiamo questa discussione conteistica a un altro momento? Adesso devo aiutare Greta a cucinare. No, non essere bisogno, io ci ho pelato tutte patate e la cotoletta è tutta cotolettata, guarda. Non hai capito, Flor, devi fare qualcosa per far tornare Massimo. Deve tornare. Bambini, io non c'entro nulla con lui, se n'è andato perché voleva farlo, ve lo giuro, non c'entro, è la verità. Sei proprio sicura, Flor? Sì, Greta, sono sicura, smetti di commentare, il conte è partito e questa è la cosa migliore per tutti noi. Per me no, io non voglio che se ne vada. Neanche io voglio che se ne vada. Ma certo, visto che lei non vuole ammettere che gli piace, gli ha detto di partire, chiaro? Ai, che stai dicendo? Non c'entra niente, non mi piace affatto. Ma se ti fai impazzire, io non ho capito tutto, io ammettilo. Ripetere quello che avrei detto, che io non ho ascoltato bene. E così Floricienta innamorata di signor Conte. No, vi state sbagliando. Siete fuori strada, come mi può piacere un tipo così? Non smuove neanche un riccio dei miei capelli. E la discussione è finita perché siamo nervosi. No. Basta, andiamo. Dobbiamo parlare. Non ti sembra? Penso di no. Non mi sembra. Ti avvisiamo, se non fai nulla per far tornare Massimo, ci pensiamo noi. Un momento, non mi intimidite con questi ricatti da 4 soldi. Se Massimo è volato via, buon volo gli faccio. Ma perlomeno dici perché non vuoi che torni. È molto semplice. Perché... perché mi ha mentito? E io detesto le bugie. Ah, perché tu non dici mai le bugie, mai no? Mai dette bugie, Roberta. Alcune volte ho mentito per salvare voi dalle vostre marachelle e soltanto per questo.
Sicura? Neanche beh, sì, lo ammetto. Qualche volta ho mentito per salvare me stessa e non fare una figuraccia. Però di solito le figuracce non le faccio. Ma dai, sei la regina delle figuracce. Ma come vi permettete? Tornate subito qui, mocciosi. Non si riesce a vivere in questa casa con i bambini che urlano sempre come fossero bestie feroci. Non si può vivere neanche in una casa infestata da due brutte streghe come voi. Attenta, Flor. Ora che non c'è Massimo, la tutrice in questa casa sono io. Mm-hmm. E a partire da questo preciso momento dovrete seguire le mie regole inflessibili. Ma sta zitta, strega! Zitta e muta! Come? Come? No! Come? Fermati un momento! Dove credi di andare? Sta attenta, tesorino. Questa serpe strisciante è abituata a far mancare il terreno sotto i piedi a tutti, eh? Sta attenta, amore. Voglio dirvi una sola cosa perché possiate abituarvi. Io non lavorerò con due streghe che ucciderebbero la loro madre per pochi spiccioli. Che cosa stai dicendo? Sto dicendo quello che hai sentito. Siete insopportabili. Non lavorerò mai con due streghe come voi. Sarò sdolcinata, ma sono contenta di averti conosciuto, Nicholas. La verità è che mi costa molto aprirmi con la gente, soprattutto con i ragazzi che sembrano interessati soltanto a divertirsi. Non capisco perché non vadano mai all'essenza delle cose, un po' più a fondo. Mi fanno innervosire, odio la stupidità. Scusa, ma non capisco, che ti importa come sono le altre persone? Infatti non mi importa, sì, mi importa quando sono come Franco, perché si tirano il mondo dietro. Ma che ti succede, Nicholas? Tu la pensi come me? O no? Sì, dico non so, però mi sembra che ognuno sia libero di vivere come gli va, appunto, ecco. Mi stai prendendo in giro o sbaglio? No, no. Adesso parli come lui, parli come Frank. No, no, prendi il cellulare, non mi paragonare a lui, per favore. Allora non farlo, pensa prima di parlare, Nicholas. Yuhu! Ehi, Franco, che ci fai da solo? Che aria triste. Che vuoi? Levati dalla testa che questa pettinatura alla Clark Kent. Andiamo a divertirci. Non sai le ragazze che abbiamo conosciuto? Bellissime. Ah! I bambini no, e ti ammazzo, strega che la sei la mia bambina. Che sono una persona. Smettete con questo comportamento infantile, per favore. Che ci fai qui? Non eri partito, ti vedranno i bambini, forza andiamo. Pensavamo che fossi già Crico ragazzi. Sì, Max, non sapevo che fossi tornato. E adesso se ne va di nuovo, andiamo. Che giurami bello. Che non andrai più via da questa casa. No, e bambini non ve lo può giurare perché deve partire. No, quindi... non deve partire, è tornato perché gli mancava. Mancava. Noi siamo molto contente che tu sia tornato a casa. Certo, Conte, e dimmi una cosa, hai rimandato il viaggio per molto tempo? Oh, vado io. Fritto misto. Oh mio signore, era qui! Sì, sfortunatamente sì. Conte, mi ero preoccupato per lei. Eravamo preoccupati, no? Perché è tornato, signore? Perché è chiaro che le donne di questa casa hanno bisogno di me. Oppure sbaglio? Martin, ragazzi! Ehi, che mani! Ma che hanno da correre così? Martin! Lascia che me ne occupi io. Tu non ti occupi dei miei ragazzi perché non ti compete. In ogni caso, se vuoi, possiamo andare a parlare noi due. Ci sono molte cose che ti devo dire. Va bene, andiamo di là. Delfina, Delfina, ascoltami. Qui l'unica che ha dei problemi con la mia presenza in questa casa è Florencia, no? Sì, appunto. Sì, sì. Martin! Martin, per favore, fammi entrare. Fammi spiegare cosa è successo. Per favore, aprimi. Martin. Ti ascolto, parla. Beh, io sono... Io non... Non provo nulla per quel ragazzo, solo... Ecco, mi ha rubato un bacio e io... Io non... Ti giuro che ti voglio bene, Martin. Io non volevo, però mi ha abbracciata. Lo so che... Lo so di aver fatto un grande errore e non riesco ancora a capire come sia successo, però... È stato solo per attirare la tua attenzione, perché ti sentivo così distante e non sei mai stato con me. Però ti voglio bene, ti giuro, io ti amo, voglio stare con te, Martin. Se questo è il tuo modo di amarmi... Figurati che faresti se mi odiassi. Per favore, no, fermo, dammi un'altra possibilità. Per favore, ti prego, io ti amo, ti amo. Basta, anche io ti amo. Ti giuro che ti amo, ma non riesco a perdonarti questo tradimento. Non posso, basta, non posso, capisci? Non mi dire così. È la verità. Non lo so, forse noi
Abbiamo sbagliato a metterci insieme quando eravamo piccoli e non abbiamo vissuto molte cose, però io credevo in te. Ci credevo e mi hai deluso. Non posso restare con te. Scusa, ma non posso. Addio per sempre, amore. Non sento assolutamente nulla di quello che si stanno dicendo. Lo so, ma dobbiamo escogitare qualche cosa, perché se Max resta a vivere in questa casa, io non potrò fare quello che voglio e sarò costretta a sopportare la serva, i mocciosi, insomma, dimmi che facciamo. Io penso che se lui vuole restare, dovrai ricorrere al piano originale, tesoro. Uh-huh. E quale sarebbe? Devi smettere di fare la strega e tentare di sedurlo. Mm? Ah, molto bene. Mm-hmm. Mi hai chiamata strega? Mi hai chiamata strega? Sì, tesoro, sì, amore mio. Perché come strega sei fantastica. Sì? Dopo la tua mammina sei la migliore. Allora, quando le cose vanno male, ci si deve comportare come la più buona della favola. La più buona? Mm-hmm. Hai ragione, mamma. Ma certo, hai ragione, così che devo fare. Ho ragione, quindi amore, fingi dolcezza e metti in trappola! Che stupida! Mi dici perché ti dà tanto fastidio che resti? Eh? Che c'è? Hai paura di diventare gelosa se mi porto a casa un'amica? Per piacere, figurati se sono gelosa. Fai quello che vuoi, porta chi vuoi in questo studio trasformato in una cova. Lascia, non mi importa, no. In verità, la cosa che mi preoccupa è che i bambini soffrano perché loro si affezionano a chiunque, sono influenzabili e io non voglio che soffrano e che stiano male. Tu hai questo tuo effetto altalena, vado, resto e loro ne soffriranno. È questo che mi preoccupa. Io posso restare tutto il tempo che serve, capito? E che non serve che tu resti qui, perché molto presto riceverò la mia eredità e frullerò le due streghe da questa casa. Ho sentito che prima di riceverla dovrete rispettare una serie di condizioni, no? Questi non sono affari tuoi? E invece lo sono, perché fino a quel momento io sarò il cotutore dei bambini. Oh, cotutore dei bambini, sì, gran bel cotutore. Che gli insegnerai a dire principessa a tutte per evitare di sbagliare il nome? Hanno installato il nuovo sistema. Ma che cavolo stai dicendo? È disgustoso. Guarda che cosa c'è qui, c'è... una trappola mortale per donne indifese, povere vittime! Io questo lo denuncio. Per favore, il conte è stato già tanto gentile a restare tutto questo tempo con Sentirei noi. Sentirei molto la tua mancanza, conte. Non credo, Malala, perché ho deciso di restare per assicurare un minimo di ordine in casa. E bravi! Sì! Questo va festeggiato con un bel cioccolatino. Hai ragione, eccoli! Vediamo se ho capito bene. Il conte ha deciso di restare e tu, Delfina, vuoi provare a sedurlo e conquistarlo, sbaglio? No, ora svengo, ora svengo. Bonilla ha capito qualcosa, ora svengo! No! Brutta fattucchiera, strega! Ora basta, fine! Che cosa ti ho detto? Devi trasformarti da strega cattiva in una fatina, l'ho detto o no? Che bello, che bello, che bello! Una convention di streghe, lieto di assistervi! Non fare lo scemo, stiamo soltanto analizzando la situazione ora che Max è tornato! Ah, Max, che confidenza! Bene, figliastra, lascia che ti dica che questa cosa del conte sarà passeggera. Si annoierà della vita domestica e dammi retta, fuggirà! No, a me sembra molto interessato, e anzi, soprattutto ai bambini, soprattutto a loro. Ma lo vedo interessato anche... Di quella ragazza, come si chiama? Flor. Come fai a pensare che il conte Massimo vada dietro a una donnetta ordinaria come Flor?
Beh, assicurati che sia tu a sedurlo, tesoro, e non quella donnetta ordinaria. Ma che scena patetica, la cara suocera che svende la sua figliola. Preferisco svenderla ad un aristocratico piuttosto che a uno sporco, ipirognoso, ridicolo e morto di fame come per te. Per favore, vi prego, smettetela di litigare e ora lasciatemi da sola con Lorenzo, grazie. Non sto litigando, voglio soltanto dirti... Ha detto fuori! Che... Ma Delfina! Andiamo, Boniglia, la bambina ha detto fuori, andiamo! Dopo... Finisco l'allenamento? Sì, dopo. Amore mio, vita mia, non possiamo deconcentrarci perché la gelosia ci sta uccidendo. No, qual è il piano? Qual il piano è accaparrarci tutta l'eredità. L'eredità? No? Quindi la guerra è finita, basta guerre. Basta. Ora dobbiamo lavorare insieme su due fronti, sì. Tu ti occuperai di Flor e io mi occuperò di Max. Sì, sì, non è così. Non è così. Ti rendi conto, Greta? Mi sono stufata di questo conte di cartapesta che fa il supereroe e la sai una cosa, non gliela darò mai vinta. Ma certo, Flor, naturalmente. Mi stai prendendo in giro, sono seria, mi fa male. Ogni volta che respira mi devo mettere la maschera antigas. Mi fa stare male, lo vedo e sto male, mi viene un'angoscia. Senti, Flor, io penso a piccoli uccellini. Ho capito perfettamente che tu non sopporti signor conte, ma loro avere bisogno di lui. No, questo non è vero, Greta, non ne hanno bisogno. Greta, vita mia, ho bisogno che mi lavi questa roba. Oh, Herr Franco, sono i vestiti di un battaglione. Sì, ma con questa storia della doppia personalità ho bisogno di vestiti, di molti vestiti. Tu ammazzare me, Herr Franco. Brava Greta, sgridalo, perché questo giochetto esploderà e ci farà saltare tutti in aria. Tu pensa per mangiamo, te. Mangiamo, si mangia, che si mangia, che si mangia. Che hai, Flor? Niente, niente, sono stanca del conte che va, torna, va e torna. Sai qual è l'ultimo capitolo della storia? Un che ora vuole capito. Restare a vivere con noi. Ma come? Quel tipo è insopportabile. Perché non si decide? Perché non si decide? Io penso anch'io che se ne vada una buona volta. Ragazzi, che non torna. Max ha detto che è ora di mangiare. No. Dobbiamo mangiare tutti insieme in sala da pranzo. È così generoso. Se continua così le metto il purè sulla testa. Massimo, ti piace l'insalata? Te ne servo no, ancora? No, resta pure seduta, mi occupo io di Massimo. Vuoi ancora dell'acqua, del ghiaccio, un po' di vino? Mi servo da solo, Delfina, sì? Grazie. Se vuoi farmi un favore, sediti. Io, se vuoi, posso servirti un po' di purè avvelenato, o sputarti sulla cotoletta, o versarti... Ma insomma, calmati! Non posso calmarmi, perché c'è un conte che mi va di traverso. Ti capisco bene, una persona come me, che cura i suoi interessi, deve accettare le sue maniere rudi e andare avanti. Così è la vita. Perché l'ho detto, il mondo può andare avanti perfettamente anche senza conti. Se stai parlando di me, abbi almeno la delicatezza di guardarmi negli occhi. Ho paura di prendermi una malattia. Allora chiudi la bocca, altrimenti rischi una carie. Ma per piacere, ti sembra una battuta di spirito? Basta, questa, Flora, dai. Smettila o me ne vado, smettila. Non ti ho fatto niente di male. Potremmo finire di mangiare in pace, per favore, insomma. A proposito di pace, dov'è Martin? È con Greenberg. Ah, l'assistente di Rosenbaum, un tipo niente male. No, non è l'assistente di Rosenbaum, è un suo co-keeper. È la persona che si prende carico di tutti i pazienti di Rosenbaum quando lui deve partire. Martin stava così male che ho deciso di chiamarlo. Penso di aver fatto bene. È nel mio studio. Come nel tuo studio? Lo studio va bene. Vado da Martin. Martin. E come vuole che mi senta, eh? Se il tradimento è una ferita narcisistica senza ritorno, Rosenbaum... scusi, Greenberg. Questo dipende da quanto ti senti forte, Martin. Ma non posso sentirmi forte se vedo Pasta che si bacia con un tipo tutto muscoli e niente cervello. E poi non si può competere con un biondo vincente, no? Non c'è storia, io ho perso la fiducia in Pasta e in me stesso, che è peggio. Non mi riprenderò mai. Ti stai sbagliando, Martin. Chiedo scusa, eh? Prego. Ti sbagli. In solo due ore te la togli dalla testa e torni di nuovo a caccia. Approfittane ora che sei giovane, solo e senza nessuna relazione. Ma dai. Che dici, donnaiolo da strapazzo? Lo capisci che Martin ha il cuore trafitto, povero piccolino? Sì, ma... Vieni qui, tranquillo. Lascia che venga fuori tutto il dolore. Ti farà bene soffrire, così toccherai il fondo e ti libererai. Che ne sai tu dell'amore? Tira fuori carta e penna che ti insegno. Senti, queste battute maschiliste falle col tuo gruppo di amici preistorici. Tu smettila di trattarlo come un bambino. Per favore, per favore. Questa discussione non è di aiuto a Martin. Tutto il contrario. Ha ragione, Rosenbaum. Greenberg. Vieni con me, vieni, andiamo via di qua. Lontani da questo omuncolo di latta. La perdoni, è solo un po' nervosa, ma ha buone intenzioni. Sì, sono già al corrente. Chi mi incuriosisce è lei.
Sì, capisco il suo discorso sulla tutela, che mi ha spiegato, ma vorrei conoscerla un po' più a fondo. Le va di vederci domani per parlare anche di Martin? Eh? Ora si è fatto un po' tardi. Sì, sì, certo, l'accompagno. Thomas, io capisco che Flora è molto arrabbiata con Massimo e non gli vuole più parlare, però non voglio mangiare tutti i giorni accanto alle streghe, mi fanno paura. Per fortuna posso vedere tranquillamente il mio programma di cartoni animati, così scarico tutto il nervosismo. Forza, Martin, io sono sicura che Paz si squaglia come cioccolata calda per te. A volte però succede... arriva un tipo più grande e ti ruba la cioccolata calda. Oh, no, il fatto è che tu non puoi restare così col cucchiaio in mano. Ascolta, la vita è così. Un amore va, un altro viene e così via nei secoli dei secoli. Senti, te la parla, Flor. Roberta non è divertente. Bambini, sul serio, lo so che non faccio altro che sbagliare, ma voi lo sapete che vi adoro e che voglio solo vedervi felici. Ma noi vogliamo bene a Massimo e tu ci litighi in continuazione, perché? Perché sono litigi d'amore. Ah, hai visto che ti avevo detto? Ma sono litigi d'amore per voi due e perché voglio che stiate bene. Morirei se vi facessero del male, per proteggervi, solo per questo, non mi credete? Però Massimo è buono, Flora. È super simpatico. Sì, è super irresponsabile, super maschilista, non voglio che sia un esempio per voi. Va bene, avete ragione, va bene. A volte mi arrabbio troppo, sono un po' pasticciona, ma solo qualche volta. Quello che dico è che, allora, se voi me lo chiedete, farò uno sforzo sovrumano per cercare di fare pace con il minimo, con il conte. Gli parlo, vado adesso, vado ora. Adesso vado a parlare con lui e torneremo a stare in pace. Grazie, Flor, non vogliamo litigare con te. Neanch'io. Sul serio, davvero, se non mi voleste più bene, ne morirei. Permesso? Va tutto bene con Martin? Sì, sì, credo di sì. Sì. Ma domani comunque riparlerò con lo psicologo. Non che abbia molto da dirgli, ma se posso essere utile. Tu sei un sole. Hai fatto dei cambiamenti qui, vero? Sì, qualcosina. Mi piace questo di te. Sei così disinteressato, così generoso. In questa casa mancava la presenza di un uomo. Di un uomo che indossasse i pantaloni. Dei bei pantaloni. Forse capisco quello che vuoi dire. Max, ti dico la verità. A volte mi sento tanto sola in questa crociata. Ma all'improvviso sei tornato tu per darmi quel sostegno, quel minimo di sicurezza di cui una donna ha bisogno. Sono tanto... Che divertente! Muoio da ridere! È come il treno fantasma! Il treno fantasma senza fantasmi, con un uomo. Lo sai che c'è un momento della giornata in cui ho bisogno di dimenticare per un istante i piccoli angeli, con tutto il mio amore per loro, però quel momento è la notte. Eccomi, conte minimo, voglio parlarti... Ma guarda che carini, io alzo bandiera bianca per parlare dei bimbi e lui se ne sta qua. La verità, conte minimo. Massimo, e non essere maliziosa, anch'io mi stavo occupando dei piccoli. Sì, dei piccoli nei sulla faccia di quella strega ti occupavi. Chiudi la bocca, stupida. Sì, sono una stupida, perché sono venuta qui a dirti: sì, conte minimo, puoi restare, riusciremo a vivere in pace con i bimbi, faremo lo sforzo per loro e ti trovo in questo... teatrino degli orrori che ti baci con quella strega. Nessun teatrino. Io e Delfina stavamo soltanto parlando, niente di più. Beh, continuate pure. Goditi il tuo cattivo gusto, sporcaccione. Maleducata, torna subito per qui. Per favore, Massimo, che vada. Ancora non la conosci? Quella ragazza è completamente pazza. Playboy dei miei stivali. Chiudi quella ciabatta, cornacchia. Generale. Continua pure. Volevo avvisare che me ne vado. Prego, continua. No. Buonanotte. Buonanotte. Di chi è stata l'idea di una riunione a quest'ora? È stata mia, ok? Perché dobbiamo parlare e decidere sul futuro della nostra vita. Non ci possono usare come burattini. Traduco, vuole sapere cosa ne pensate del conte? No, non è solo questo. Ah, per me è fantastico, eh? Per me è un capo. No, sembra un capo, sembra. Ma io non ho molta fiducia in quel tipo. Io dico solo che se lui non fosse qua, le streghe avrebbero tutto il potere. Questo non sarebbe un bene. Certo, Nicolas ha ragione. È l'unico che riesce a fermarle, va bene così. Beh, che le fermi, ma fuori da questa casa e basta. Qual è il problema? Potrebbe quello che non voglio essere. È che viva qui. Perché no? No, non lo voglio più. Ma io voglio che le aspetta.
Non voglio saltare! Silenzio! Così non si decide nulla, sentite. Facciamo una votazione e basta. Alzi la mano chi vuole che Massimo se ne vada. Bene. Siete sicuri che deve restare? Ci serve il tuo voto, Martin. Scusate, ho una seduta con Greenberg. Max, fai colazione tutto solo, poverino. Ho scelto questo momento per stare completamente da solo. Sei fortunato a poterlo scegliere, perché io, per esempio, devo passare tutti i momenti in assoluta solitudine. Ti dico la verità, a volte sento un dolore qui sul petto che non... Non è necessario raccontare questo tipo di dettagli così dolorosi. Generale, dovrei dirle una cosa, scusami. Sì, va bene. Avvisarti, conte Minimo, che in questa casa si fa colazione o in cucina o in sala da pranzo. Se non vuoi che la tua corona si sporchi con la marmellata, va a mangiare nello studio, ma non in salotto, capito? Adesso nello studio c'è Martin perché ha una sessione extra con lo psicologo. Ti va bene o devo spiegarti qualcosa che non hai capito? Sì, spiegami perché non hai chiesto allo psicologo di aiutarti a risolvere il tuo problemino con le donne. Perché gli ho chiesto di aiutare prima te a liberarti dalla maleducazione, lo squilibrio e la mancanza di rispetto compulsiva che dimostri. Mancanza di rispetto compulsiva? Ci mancava solo questa. E tu? Tu come ti permetti? Tu che usi il piccolo Thomas come esca per catturare le tue prede? Sali, Martin, più tardi continueremo, non ti preoccupare. Tutto bene, Martin? Penso che dovreste evitare le discussioni. È stato lui. Non è vero, lui. Ha cominciato lui. Cercate di comportarvi come degli adulti. Visto, comportati da adulto. Martin è in crisi. E in qualunque momento può cadere in un pozzo depressivo se non viene aiutato. Oh no, un pozzo depressivo. Chi di voi può farsi carico di questa incombenza? Io me ne faccio carico io. Questo signore non sa che cosa sia farsi carico di qualcosa. Non conosce la parola responsabilità. Ti ricordo che il tutore dei bambini sono io. Sono tutti a carico mio. Quindi... Tutti a carico tuo, se non riesci a farsi carico della sua agenda elettronica, va bene, per piacere, basta, cerchiamo di essere concreti, Rosenbaum. No, Greenberg, visto che lei è il tutore ufficiale, venga con me nello studio, così parliamo di Martin, va bene? Un momento, Rosenbaum. Greenberg. Le volevo chiedere se, per favore, potrebbe cercare di risolvergli il problemino che ha con le donne, le annusa. Ho capito. Bene, andiamo. Allora, la questione della tutela mi sembra chiara. Sì. Quello che invece vorrei capire meglio è se lei è disposto a restare con i bambini o no. Hanno molto bisogno di stabilità e non sarebbe un bene avere un referente che non lo è. Parte o resta, signor Calderon della Hoya? Sì, io in realtà volevo partire, no? Uh-huh. Sì, era chiaro, però non ce l'ho fatta, no? Non sento di avere un impegno verso questa casa che mi lega. Mi parli dei suoi impegni? In realtà ho molti impegni da assolvere, la vendita di un terreno, di alcuni cavalli... No, mi scusi, mi riferivo agli impegni affettivi, come il legame con una donna. Perché secondo Flor, per esempio... Senta, per favore, non mi parli di quella pazza irresponsabile! Vediamo... mi dica, come mai lei è... così, donnaiolo? Così donnaiolo, insomma, dico il normale, no? Sono giovane, sono bello, molto ricco, single. Mi parli delle sue donne, prego. Delle mie donne? Sì. Oh, guardi che sono così tante che avremo bisogno di molti giorni per finire. Ne scelga una e mi parli di lei. Della più importante, che secondo lei l'ha marchiato a fuoco. Adesso comincia la storia della madre e tutto il resto, lo immaginavo. Io non ho detto nulla, ha fatto tutto lei. Mia madre
Era una donna molto speciale, lo sa. Lavorava in un teatro di rivista. Era ballerina. E lì ha conosciuto mio padre, il conte. Che si innamorò perdutamente di lei. Quindi tutta la mia infanzia è trascorsa tra la solennità del palazzo e il profumo della cipria che aleggiava nei camerini. Miss those city lights, those sparkling city lights, those twinkling city lights. Mia madre era una donna straordinaria. The color of city sights that shine under city lights, tinting the skies. A new moon, hay gives me hay fever. There's the rooster, where's my cleaver? So laid back, my mind might crack. And when the thresher's up, the pressure's up, city lights. No, certo, non sto cercando una donna che le somigli. No, me lo immagino. Però per incontrare la sua donna, lei dovrebbe forse fermarsi in un posto, impegnarsi affettivamente, legarsi a una famiglia, in pratica smettere di fuggire di qua e di là. Quello che richiama la mia attenzione è quello che lei prova per questa famiglia. È qualcosa di molto speciale, vero? Vediamo se riusciamo a capirci. Una cosa è conquistare la confidenza di Max, ma una cosa molto diversa è sbavare in questo modo disgustoso per lui. E tu cosa pensi di me? Che sia un idiota? Credi che non mi sia accorta che ogni volta che vedi Flor sbavi come un cagnolino? Non provocarmi, perché ti rispondo. E se succede ti affogo. Sì? E tu ti rendi conto che se volessi potrei andare da Massimo a dirgli chi sei in realtà? Signorina Delfine, vorrei parlare con lei. Tesoro, come stai? Morto. Ma quando i vermi avranno divorato il mio corpo, starò molto meglio. Oh, non dire così. Ti senti in questo modo perché quello che hai vissuto è stata la tua prima delusione d'amore. È una sensazione orribile e molto angosciante, però... Però, vedi, io so che ti passerà. Devi urlare, piangere, tirare fuori tutto quello che hai dentro e aspettare che l'angoscia passi da sola. Voglio dire... Non c'è niente che possiamo fare, ti starò accanto, ti sosterrò. Se vorrai piangere e rompere tutto, fallo. Grazie, Flor. Oh, di niente. Provi, e io lo so, la sensazione di camminare a piedi nudi su dei chiodini, e lo so che ti fa male, ma questa sensazione scomparirà. Arriverà il giorno in cui il tuo cuore guarirà e potrai respirare liberamente e sperare di nuovo. In questo sono esperta, per questo te lo dico. Vedrai che ti sentirai meglio, ma dovrai essere forte ed aspettare. È questo che ti è successo con Federico? È quello che ti sta succedendo con Massimo? No, non c'entra niente. Ma che ti viene in mente, tesoro? Non c'entra niente. Sicura che non ti stai innamorando di Massimo? No, certo che non mi sto innamorando di Massimo, per favore. Che vai a pensare? Da quando vive in questa casa ci sentiamo l'uno peggio dell'altra. Voglio che se ne vada all'istante, perché non soffra nessuno, né tu né nessun altro. E adesso devo andare a parlare con Rosenbaum prima che se ne vada. Permesso? Non c'è Rosenbaum. C'è l'altro. Non c'è neanche lui.
Sa una cosa, mi ha fatto molto bene parlare con lei. Sono contento. La verità è che non sono mai stato in analisi, ma ora capisco perché per qualcuno è fondamentale. Sì, e nel suo caso sarebbe fondamentale che si decidesse a risolvere i suoi dubbi, Conte. Se resta in questa casa o se parte. Se resta, cerchi di legarsi. Se parte, beh, non torni mai più per non illudere i bambini. No, Rosenbaum, non gliela dia l'opzione. Quest'uomo non sa scegliere, non sa che cravatta mettersi, come la può farsi prego, carico dei Flor, bambini. Questa è una questione che deve affrontare da solo. Noi non dobbiamo entrarci. Sono sicuro che farà la cosa più corretta. Sì, anch'io. Scusi, il signor Massimo Calderon della Oia. Sono io. Sì, c'è una lettera del giudice minorile per lei. Giudice minorile. Una lettera del giudice minorile. Che cosa vorrà adesso questo giudice da noi? Forse si è pentito e gli chiederà di restare con noi per sempre. Forza, forza, da qui che l'apro io. Insomma, non hai mai aperto che una lettera? Ecco qui, così, ora sempre aperta, così, tieni. Sempre così, in continuazione. Il fatto è che noi donne siamo molto più operative. E? È la rinuncia alla tutela. No, bene, vai, la rinuncia alla tutela, non ci posso credere. Grazie tante, Fatine. Ti porto una penna per firmare? No. Che fai? Perché la strappi? Perché questa non ha senso, ok? Questa è casa mia e voglio restare qui per sempre. Che? Ho deciso. Sorrisi presenta.